Ok, quindi... La mia prima domanda sarebbe: qual è la sua relazione con il buddismo? Sono un grande ammiratore, non del buddismo tanto quanto del buddismo, del Buddha stesso, perché credo che sia stato uno degli umani più impressionanti e più importanti nell'intera storia della cultura occidentale ed orientale, poi mondiale, insomma. Non posso chiamarmi uno buddista perché considero che il Buddha probabilmente ha detto il 90% giusto, ma non sono sempre d'accordo con lui e non credo della rinascita. E su questo punto capisco naturalmente, dato le circostanze in cui il Buddha viveva, veramente naturale che lui avesse creduto tutto è molto naturale, sì. Nelle mie circostanze, eccetera, non conosco nessuno di origine orientale, occidentale, chi crede nella rinascita. Benché dico qualche volta, ma i cristiani credono nella rinascita, soltanto che è una rinascita più speciale, non generale, ma che si vada su o qualche volta giù dopo la morte. Ma io non ci credo, e per me non è importante. Ma credo che molte delle idee del Buddha, in parte perché non sono stati ben trasmessi per più di 2000 anni, molte cose non si capiscono, sono ben capite. L'ho scritto anche nel mio libro su ciò che penso, il Buddha ha pensato. Perché in genere se tu compri un libro sul buddismo scritto nell'Occidente, dicono il Buddha abbia insegnato questo e questo e questo e non capiscono come un dogma dipende dal prossimo, eccetera, come è così coerente, e la coerenza del buddismo in genere non viene spiegato, ma e poi sono anche molto deluso del buddismo, perché credo che se soltanto il buddismo fosse insegnato nelle scuole e che capito da molta gente, la situazione internazionale sarebbe così migliore. Prendiamo per un esempio la guerra adesso tra gli ebrei e i palestiniani. Nessuno ha scritto, ma c'è una possibilità, solo che gli uomini non vogliono usarlo. Ma che se noi in questa camera, in questa stanza, sappiamo tutti che è questione di poter perdonare, e non,
non dire sempre siamo nemici, quindi dobbiamo continuare per secoli e secoli questa nemicizia. È una stupida idea, ma è molto difficile cominciare la catena di perdonare e dire non mi importa se chi abbia avuto ragione in questa cosa, a chi questo pezzo di terra sia. Di chi era la proprietà questo pezzo di terra, tante, tutte le cose su cui trovano caso per uccidere l'altra parte. Non c'è veramente una legge nella natura che debba andare così male come va in quest'anno e soprattutto recentemente, no? Tutto il mondo si trova in fiamme. I tre fuochi passione, Sì. sì, odio e confusione. Ma mi pare che il Buddha voleva, come vuole lei, con una cosa per la pubblica generale, no? Voleva essere come spiegatore che avesse spiegato tutto, e in genere non è molto difficile credere nelle cose che il Buddha ha veramente insegnato, non naturalmente le fraintenzioni. Si comincia con la stupidità della mancanza di anima, perché quel che ha detto il Buddha è perfettamente semplice e vero, soltanto che se ci fa complicato, complicazione, eccetera, sembra qualcosa esoterico e appena credibile. Ma non è acribile, è semplicemente vero, secondo me. Quindi che sono molto pro-buddista, ma poi naturalmente in genere la gente si frega di che cosa abbia insegnato il Buddha. È una specie di autosuicidio per la gente umana, come pare a lei. Sì. Sì, Mi spiego? molto chiaramente, grazie. Sì, quindi sono buddofilo, come italofilo Esatto. anche, Ma non buddista. ma è molto triste anche, non voglio essere prendere una parte contro l'altra, ma Mahayana non ha capito il Buddha, perché il Buddha ha detto che il karma è una cosa che ogni individuo deve creare per se stesso. E la trasferito di meriti è pazzo, non è vero. No, siamo tutti responsabili per i nostri atti. Questa è forse la cosa più importante che abbia detto il Buddha, la responsabilità che abbiamo tutti come individui.
Ma poi ho fatto questo e quindi con questo merito qualcuno che non abbiamo mai visto o conosciuto, eccetera, eccetera, può avere il merito. Questo debutto non ha mai pregato questo. Sì. Sì, la... Perché su questo volevo magari chiedergli Prego. una cosa, Sì. sull'idea di rebirth e anima. Aspetta, come posso dirlo? Un'idea poco capita è anche l'idea del non sé. Sì, frainteso, completamente fatto. Ma siccome io, per esempio, se non sono troppo egoista dicendo, prendendo me stesso come esempio, io non sono esattamente lo stesso come ero 5 minuti fa. E questo, perché non ci sono oggetti, ci sono soltanto processi. There are only processes. Yes. There are no things. E questo è vero. E anche si può applicare questa scoperta a tutto, soprattutto a tutti. Tutti gli individui, sia umani, sia animali, eccetera, eccetera, questo è sempre lo stesso coso, che ciascuno individualmente è responsabile, e non perché il Buddha non è salvatore, perché non esiste essere salvatore per qualcun altro. Si può essere salvatore soltanto per se stesso, ma lei non può essere salvatore mio ed io non posso essere salvatore suo. È tutto molto chiaramente dichiarato dal Buddha. Certo. Ma chi è che lo sa? Ma Stefano, Bye bye. ma a me poi continuerei con altre domande, ma mi piacerebbe se dicesse qualcosa sul karma collettivo, perché questo non si parla mai, effettivamente. Perché il Buddha non ha pregato questo. No, 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 no. Lo so, ho vissuto anche questo perché quando ho fatto una conferenza a Foguangshan con un pubblico di forse 300 quasi, e l'ho spiegato che karma collettivo è stupido e non esiste, il Buddha non ha mai detto che esista. Si ha sentito 300 gente. Erano bulversi, completamente. Come il professore può dire una tale cosa che non ci sia? Sì, che non ci sia Carma. karma di un individuo. È sempre la questione di un'intenzione, di un'individualità,
una cosa intenzione che l'intenzione di un individuo. Adesso non sono chi ero 5 minuti fa, non sono quello che sarà fra ancora 5 minuti. Ci sarà un'altra rinascita, ma rinascita di che cosa? È soltanto la continuazione di un processo che non finisce mai, se non riesco ad arrivare al nirvana. Poi finisce un corrente. Certo. Ma infatti questo suo modo di descrivere il karma sembra presumere una rinascita, quindi non riesco a capire. No, perché non credo personalmente che non fa senso dire adesso sono le 5:15 e poi ogni minuto esistono costituenti dell'essere che sono io. Che cambiano in ogni secondo. Non, se è stupido essere letteralmente preso dal fatto che cambia, viene cambiato, ma rinascita esiste perché se si considera processo una serie di rinascite, ecco, e non è diverso rinascita in una vita e la rinascita in 100.000 vite, è tutto sempre lo stesso, Certo. molto diverso dalla metafisica del cristianesimo o dell'islamo o del giudaismo, no? Certo. Il giudaismo è ancora diverso rispetto al cristianesimo, però sì, processo non vuol dire però che io non esisto, perché spesso si pensa che il Buddha abbia detto che non sé vuol dire che non esiste nulla. Che è un altro fraintendimento del buddismo, no? Molti buddisti dicono: ah, non sé means that you don't exist. The Buddha never said that No, I don't exist. naturalmente no. Esatto. Naturalmente, se si comincia un tentativo di capire il buddismo con questa idea di I don't exist, è soltanto da ridere. Come non si può diventare completamente confuso iniziando il tentativo di capire con una cosa così ovviamente assurdo? Assurdo. Perché la lingua esiste, ma non esiste una cosa indietro della lingua che esiste soltanto l'esperienza di cambio perpetuo, Cambiamento, del cambiamento perpetuo. cambiamento perpetuo che si trova dappertutto. Il cambiamento per qualche genere di essere è più presto che in altri casi, molto meno presto, eccetera. Ma questo è una dettaglia, no? Ma esiste soltanto il cambiamento. Tutto cambia, tutto
tutto cambia. A parte il cambiamento. Quel che noi chiamiamo fisica, spirituale, eccetera, tutto cambia. Certo. E soprattutto la nostra comprensione della vita intorno di noi stessi. Questo cambia. Ogni giorno che vivo cambia, chissà quante volte cambiano le mie idee di me stesso, di tutto. Solo che una cosa che a me pare ovvio, mi pare che anche a lei pare così, all'altra volta pare una cosa mistico e stranissimo. Sì. È vero. Quindi, un'altra domanda? Ancora un'altra domanda, se vuole, volentieri. Quali sono le cose più importanti, secondo lei, che il buddismo può offrire al mondo di oggi? Gentilezza. Thank you.